Meteowick.com questa mattina si è tenuta a Roma una manifestazione, un presidio, un flash mob, insomma un sit-in statico sotto la sede del MIBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Turismo, una manifestazione indetta da Fratelli d'Italia a sostegno del settore del turismo duramente colpito dal lockdown, dalla pandemia e dal recente ultimo DPCM del governo Conte. Una manifestazione a cui hanno partecipato oltre 100 persone, molti lavoratori del settore ovviamente. Nel corso del sit-in è intervenuta Giorgia Meloni, abbiamo intercettato alcune sue dichiarazioni. Perché ho ricordato a Conte che ad agosto loro si occupavano dei decreti sicurezza, ma anche immigrati regolari, turisti, italiani. Perché questa cosa banale non è stata fatta? Oggi, non dico di quello che andava fatto prima, ma oggi abbiamo proposto una gestione seria e veloce dei tamponi con l'uso delle farmacie. Perché non si consente alle farmacie di fare i tamponi in velocità? Continuo a leggere i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice che la media dei decessi è di persone che hanno 80 anni con circa tre patologie pregresse. Ora, perché noi non organizziamo una seria assistenza domiciliare per non costringere un'anziana di 85 anni a uscire di casa per andare a fare il vaccino antinfluenzale e stiparsi sull'autobus con altre 100 persone? E perché non abbiamo potenziato i mezzi pubblici? Avevamo chiesto di usare con i pullman privati, con i taxi collettivi, con gli NCC, è tutta gente che sta in mezzo alla strada. Non si poteva usare per potenziare i mezzi pubblici? No, ci hanno detto i monopattini. La scuola, chiedevamo i termoscanner, utilizzare le tetrostrutture per allargare gli spazi, coinvolgimento dei privati, sanificazioni, si poteva fare? No, i banchi a rotelle. Scusi, noi le proposte le abbiamo fatte, il governo che non ha letto. Io accuso il governo di non aver fatto nulla per impedire una seconda ondata. E si potevano fare delle cose che il governo non ha fatto, perché se lei prende i giornali del mese di agosto, li ho portati stamattina in aula, scoprirà che ad agosto il governo si occupava dei decreti sicurezza, dell'omofobia, della legge elettorale, delle nomine dei vertici dei servizi segreti e di una serie di altre cose che non c'entravano niente. Io sono stata costretta a fare una campagna elettorale distanziando la gente, impedendo alla gente di venire alle mie manifestazioni, perché si doveva votare a settembre, perché a ottobre non si sarebbe potuto votare perché sarebbe tornato il Covid. Ma allora, se noi dovevamo fare la campagna elettorale ad agosto per votare a settembre perché a ottobre arrivava il Covid, provare a ragionare sul potenziamento dei mezzi pubblici, no? Perché poi quando è ripartito il contagio, davvero? Io non sono un virologo e le dico in punta di piedi queste cose, ma una persona che guardi quando riparte il contagio, quando riaprono le scuole e riaprono gli Però uffici Meloni, e se i quindi la numeri gente si dovessero stiva sui peggiorare mezzi ancora, pubblici, no? Segnalo che ci sono milioni di persone, non sono mai scese in piazza, che lo stanno facendo perché sono disperate, alla fine siano perfettamente funzionali al regime. Fanno l'interesse di quel governo che fanno finta di contestare. È una cosa che abbiamo imparato dai tempi della strategia della tensione, quindi sono distanti da me anni luce, però non penso neanche che noi possiamo far finta di non vedere, approfittando di questi quattro imbecilli, che c'è un dissenso e una paura diffusa in milioni di persone. E penso che la tesi che alcuni dell'intelligenza stanno sostenendo, che i commercianti stanno in piazza perché sono estremisti, sia ridicola e pericolosa. I commercianti stanno in piazza perché il governo per decreto ha azzerato i loro incassi e adesso si presenta con il bonus. E invece una cosa seria che farebbe lo Stato è intervenire sui costi fissi. Chiaro? Perché i costi fissi non si coprono con i bonus. Per cui le risposte che il governo sta dando a gente che non aveva responsabilità sono insufficienti. Come avete sentito, Giorgia Meloni, l'onorevole Meloni ha espresso parole molto forti, un attacco molto duro nei confronti della gestione di questa pandemia da parte del governo. Poco dopo l'intervento, dell'onorevole Meloni, il sit-in si è sciolto più o meno verso l'ora di pranzo. I lavoratori e le lavoratrici, presenti, come detto, numerosi, sono intervenuti con un megafono, hanno ricordato anche con striscioni e cartelli manifesti le grandi difficoltà che stanno
stanno incontrando ormai a partire da marzo. Su quest'estate la ripresa del lavoro è stata soltanto parziale, la situazione di molti di loro, gestori di piccoli bed and breakfast, piccoli alberghi, operatori turistici, inizia a essere quasi insostenibile dal punto di vista del sostentamento economico e finanziario. I lavoratori al momento dello scioglimento del CETIS sono dati appuntamento per un nuovo momento di protesta, probabilmente sempre sotto la sede del Ministero, da tenersi nei prossimi giorni.